Allora, è tornata con noi Vladimir Luxuria. Benvenuta. Insomma, vabbè, lo sappiamo perché sei tornata in televisione alla grande, eh? Sei l'opinionista unica del Grande Fratello, roba forte, no? Quindi, no? Bisogna pure pagarsi le bollette. Sì. Fra l'altro, due ne hai sostituiti in un colpo. Cioè... Sì, dopo l'uomo e la donna, tu, la sintesi. Punta... Ecco. Vabbè, la sintesi non è male, molto, molto raffinata la sintesi. Allora, noi con te vogliamo parlare di una figura, è una roba un po' strana, perché in realtà noi normalmente ci occupiamo di televisione andata in onda. In questo caso, anche perché abbiamo la nostra pausa e quindi noi, e lo dico ai telespettatori a casa, ci rivedremo il 3 maggio, non riusciremo in realtà ad analizzare una novità di Canale 5, che è il Rodolfo Valentino di Gabriel Garco, che sarà un evento televisivo colossale, insomma. Allora, anticipiamo qualcosa, l'abbiamo incontrato e mi interessa... Avete le scene del nudo? Dite che mandate in onda le scene del nudo che hanno censurato. Ditemelo. No, te lo dico, mi spiace. No, vado giù. Vediamo. Rodolfo Guglielmi non è in vendita, ma da oggi Rudy Valentino. Sì. Mi piace questo lavoro proprio perché mi dà la possibilità di vivere tante vite. Non volevo scendere nel cliché di magari quando mi arrabbiavo diventare cattivo in modo uguale ad altri personaggi che avevo già interpretato. Quindi c'è stato un bello studio insieme al regista anche. Oddio. Oddio, no, dico, non vorrete mica che io baci uno che c'ha il fiato che gli puzza d'aglio così, no. Ma stai calma, va bene, ne troviamo subito un altro. Devi ringraziare che sei una donna. Io non mi faccio trattare così da nessuno. Parla anche. Ci ho fatto tanti lavori con Gabriel, per cui ci conosciamo benissimo, insomma. Siamo stati anche amanti quasi sempre, in quasi tutte le fiction, tranne che questa, perché in questa invece siamo nemici. Quindi è una persona a me familiare, insomma, quindi anche la sua bellezza mi è diventata familiare, ma immagino che per chi non sia abituato possa essere qualcosa di, come dire, anche un po' scioccante. Suo marito fa male a lasciarla sola. Era davvero così importante la scena di nudo censurata o piuttosto la polemica è stata un'operazione per attirare attenzione mediatica su questo prodotto? No, questo nel modo più assoluto. Capisco che in una fiction a quell'ora un nudo maschile magari può creare qualche problema, però di nudi se ne vedono in giro anche tanti. Non nelle fiction e magari a mezzogiorno mentre stai mangiando. Allora, la questione è questa, certo, c'è la faccenda delle scene del nudo, insomma, vedremo cosa andrà in onda, ma non mi pare che sia a tema questo. È il problema della bellezza di quest'uomo qua, nel senso che tipo di modello è? Insomma, a me sembra una roba, è proprio da Rodolfo Valentino, so che Rodolfo Valentino, se non sbaglio, è anni 20. Cioè, non è un modello maschile vecchio rispetto anche alla nostra contemporaneità? Cioè, perché... Ha un enorme successo. Quando arriva l'autunno, non c'è un autunno negli ultimi anni in cui non arrivi la fiction molto melò di Garco. E perché è così successo? Beh, intanto è successo perché a casa comandano le donne. Per esempio, io vedo a casa mia madre che decide. Ah. E quando queste signore che hanno questi uomini accanto, che so quello che sono, dopo un po' di usura, immaginiamo, beh, e vedono uno come Gabriel Garco... Ovviamente guai a chi tocca il telecomando, quindi pure io rimango incollata davanti, perché Gabriel Garco, ragazzi, ci sono tante insicurezze nella vita, non sappiamo come andrà l'economia, non sappiamo tante cose, ma una cosa è vera, Gabriel Garco è un gran figo e questo non possiamo negarlo, no, assolutamente. Quindi, e poi per interpretare questa la bellezza è la posizione maschile. Critica alla TV Talk. Bernardini, io guardi, l'ho intervistato e...
Non volevo ammettere questa cosa, non volevo dire mi piace Gabriel Garco. L'ho intervistato, ce l'ho avuto a mezzo metro, vi assicuro che è armonico, è perfetto, è bellissimo. Ma siccome noi siamo vero professore, noi siamo analisti del mezzo televisivo. Sì. Ma lei è invidioso, Bernardino. Rosica un po' rosica. Rosica. Siccome noi siamo analisti del mezzo televisivo, professor Simone, mi sì. Salvi lei, professor Simone. Voglio dire, invece... A me sembra che sia un'immagine antica di mascolinità, non è vero? Devo smentirla senza allearmi con la bancona, perché sto del mezzo metro, la distanza. È moderno. È classico, è come classico è eterno. Perché c'è questa, eterno. C'è questa bellezza, che è una bellezza classica, un po' fascista, no? Sa, come quei monumenti fascisti, che però sono durati anche nel tempo. Difatti poi ama ambientare le storie negli anni 30. Poi c'è questa cosa invece del torbido, del noir, del melò. Ecco, il melò. Ecco. Anche questo però è un classico ormai. No? Però è interessante, però cioè, dire una bellezza antica con un racconto antico. Quindi. Però attenzione, con una cosa che a me incuriosisce molto. Difatti aspetto con una certa ansia questo Rodolfo Valentino. Sì. Non per il nudo che non mi interessa molto, no? Ma perché lei si ricorda l'ultimo Valentino al cinema, chi l'ha interpretato? Nureyev, nel film di Ken Russell, che era ovviamente tutta un'altra lettura. Allora, insomma, questa cosa incuriosisce un po', perché questo discorso sulla fisicità di Valentino... Anche perché, diciamo... Se il maschio moderno deve essere quello che ha le sopracciglia alla di Gabbiano... Meglio allora questa maschilità più classica. Infatti, gli fanno le sopracciglia che sembrano Moira Orfei. Quindi meglio allora ritornare all'uomo classico, no? Vediamo i nostri analisti. Mirtes, io concordo con quello che ha detto il professor Simonelli, nel senso che si è parlato di melò. Secondo me la forza di Garco è anche quella di interpretare sempre personaggi stile bello e dannato, cioè c'è sempre del torbido. Non è mai... cattivo lui, normalmente. Fa il cattivo, cioè... sempre il bello e dannato, l'amante, ad esempio anche nel Bello delle donne, non ha mai interpretato ruoli tradizionali, come ad esempio il padre o il classico marito. Secondo me è anche questo. Cioè, non è che è anche il fatto che semplicemente è rimasto lui come unico sex symbol della nostra televisione, sex symbol puro, no? Cioè, prima magari c'era anche, non so, Bova. Adesso, tutto sommato, l'unico bello è icona in quanto bello, non è che deve sapere fare... Abbiamo visto momenti di recitazione... Lei ha dei dubbi. Un po', sì, stentati. Manca un sex symbol puro nella nostra televisione, no? Beh, sicuramente Gabriel Garco incarna un po' il desiderio erotico delle femminucce, non solo di quelle, quindi... Secondo me sicuramente c'è la capacità di attrarre, perché tu vuoi vedere, cioè, tutte le scene che abbiamo visto, lui mezzo nudo che si bagna e quindi vediamo il corpo bagnato e stai lì che dici Dio esiste, capisci? Cioè, che bel modo di lanciare un nuovo prodotto di Canale 5, va bene. Allora, quindi stiamo sempre sulla ditta, però, come dire, perché una cosa invece interessante è avvenuta questa settimana. Anche coraggiosa, cioè Italia 1 ha cambiato il suo pomeriggio totalmente. E in questo cambio ci sono tre programmi nuovi e uno di questi, il primo lo sappiamo fatto da Paolo Ruffini, però è arrivata anche Belen Rodriguez con un